Dopo un quarto d'ora, punizione dei desideri, stop Amoroso, sta per girare in porta, Villa lo anticipa. Da Sterkele in avanti, è una delle azioni del contropiede del Cagliari, la palla raggiunge sulla fascia destra Muzzi che va via in progressione, ottima la partita dell'ex giallorosso, Cozza in anticipo sul pallone. Ancora un'azione simile, Muzzi sempre sulla destra lascia il suo Angelo Custode, il cross al centro, Elveg è pronto ad anticipare ancora Cozza. Punizione di Desideri, Sterkele è costretto alla deviazione in angolo. Ancora un calcio da fermo di Desideri e questa volta Sterkele blocca. E andiamo all'azione del secondo tempo. Lonstrup sostituisce Cozza, lancia sul filo del fuorigioco Bressan. Bravo Turci ad anticipare il centrocampista cagliaritano. Cross di Birov che è entrato in campo al posto di Poggi. Nicoli di testa sfiora la traversa. Contropiede di Muzzi, incrocio con Bressan che riceve il pallone. Il suo sinistro è debolissimo e Turci può bloccare. E siamo alla mezz'ora. C'è un rilancio di Rossitto. Errore di Pancaro e Birov, cannoniere tedesco, batte Sterkele. Rivediamo anche il replay. Birov, ricordiamolo, era il suo rientro in campo dopo una lunga assenza. 1-0 per l'Udinese, Carlet che intanto è entrato in campo in sostituzione di Bressan, va via e Turci di piede anticipa Tovalieri. È l'ultima azione dell'incontro, poi il signor Pellegrino esattamente al 50° fischierà la fine con 5 minuti di recupero. E l'ultima immagine è dedicata a un Carlo Mazzone, certamente neanche lui sa più a che santo votarsi. Oltre un'ora e un quarto avete messo in difficoltà l'Udinese, poi è arrivato quello sbarione difensivo. Ma sì, questo ormai è una costante del Cagliari, dobbiamo prendere atto di questo e dimenticare velocemente e pensare a domenica, anche se poi con questo discorso, questo passaggio di domenica va a finire, ci troviamo in Serie B. E mancheranno ancora qualche partita, ma staremo già in Serie B. Io mi auguro che questo non si verifichi, che ci sia una ripresa sul piano del risultato. Dobbiamo anche tenere presente che oggi c'erano delle assenze molto importanti. Io mi aspettavo, e tutto sommato c'è stato, prestazioni di gente che magari ultimamente non aveva avuto l'opportunità di giocare e tutto sommato hanno fatto un'ottima partita, però le partite vanno concluse. Questa è una delle tante incompiute fatte del Cagliari di quest'anno. Comunque la prestazione della sua squadra fa ben sperare per il futuro. Sì, ma noi ultimamente lasciamo sempre una buona sensazione e lasciamo anche i 3 punti. Questo è fatto normale per noi, purtroppo. Mi auguro che questa tendenza cambi, che ora adesso diciamo che queste scadenze si stanno verificando, mancano sempre meno partite. Se veramente vogliamo salvarci dobbiamo fare un'impennata. Questa è una partita dal risultato straordinario per l'Udinese e disastroso per il Cagliari. In poche parole, voi forse siete usciti dalla lotta per la salvezza, il Cagliari è penultimo in classifica. No, noi non siamo usciti. Sette punti di vantaggio sono molti. Stiamo decisamente meglio del Cagliari, e del Verona e del Perugia, però... non siamo usciti perché, come dicevo prima, basta che una squadra dietro faccia il filottino senza fare il filotto, delle 3 vittorie consecutive sono 9 punti. Lei ha visto una squadra in salute nel Cagliari? Io l'ho vista bene, è chiaro che mancavano giocatori importanti, però con la determinazione che hanno messo in campo tutte queste assenze sinceramente non si sono viste.